Questa pandemia ha acuito le disuguaglianze che già c'erano nel mondo del lavoro italiano e secondo lei con quel grande piano di aiuti messo in campo dal governo si è tenuto conto e si è tutelato alla stessa maniera i garantiti e i non garantiti? Intanto buongiorno a tutti. Voglio dire che l'aumento della diseguaglianza non è un problema che nasce con la pandemia. L'aumento della diseguaglianza è una tendenza di lungo termine e anzi nel nostro paese e in alcuni paesi europei questo è avvenuto meno che altrove. Quindi vuol dire che si tratta di un problema di lungo termine. La pandemia ha fortemente acuito le diseguaglianze, ma in particolare ha accentuato la differenza tra coloro che, essendo occupati nel pubblico impiego, hanno potuto fare ricorso al lavoro in remoto, allo smart working, qualche volta non l'hanno fatto, ma comunque non hanno perso il loro reddito, e invece il lavoro di coloro che o sono stati messi in cassa integrazione o avevano attività più o meno regolari, temporanee, precarie, per le quali ci sono stati interventi di aiuto, ma che non sono una soluzione e soprattutto non possono rappresentare una soluzione nel medio-lungo Professoressa, termine. Quindi, a proposito dello smart working, anche lei pensa, come per esempio ha fatto Pietro Ichino qualche giorno fa, che per molti dipendenti pubblici il lavoro in remoto, lo smart working, ha rappresentato di fatto una sorta di vacanza, tanto che ci sono alcuni sindaci, che, come il sindaco di Milano, che dice bene, adesso usciamo dalla grotta, torniamo a lavorare, come se fino a prima di lavoro se ne fosse stato fatto poco. Guardi, io sono stata una dipendente pubblica tutta la mia vita perché ho lavorato nell'università e l'università italiana, e anche qui il problema della difficile distinzione tra chi si impegna e chi invece cerca soltanto una nicchia di sicurezza è molto forte. Il settore privato ha sicuramente molti più mezzi per controllare il lavoro e anche incoraggiare diciamo la fiducia del lavoratore, un rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro, mentre nel settore pubblico ci si è per varie ragioni sostanzialmente impediti di fare una vera distinzione tra chi si impegna, magari premiarli, e chi invece si impegna molto meno, addirittura poco o niente. Ecco, anche questo è un problema non di oggi, ma è chiaro che più il lavoro è in remoto e meno è facile controllare. Chiaro. Posso dirle che, per esempio, io ho conosciuto molte persone con bambini nelle scuole. In alcuni casi gli insegnanti si sono dati veramente da fare, anche al di là di direttive o richieste dei loro presidi, per avere lezioni online. In altri, certo, hanno detto ma io non so come fare, non ho i dispositivi, e quindi sostanzialmente non le hanno fatte. Professoressa, qui ci vuole, questa è una capacità che dovremmo riuscire. Quindi,